Approda questo pomeriggio in Consiglio regionale il progetto di legge per la copertura dei debiti delle ASL abruzzesi. Una volta approvato, il testo sarà portato al tavolo di monitoraggio previsto per lunedì prossimo a Roma, dove l'obiettivo è quello di scongiurare il commissariamento. Il punto di partenza è il deficit del 2023 delle ASL di 122 milioni di euro, che è stato abbassato grazie al saldo della gestione sanitaria accentrata. Per la restante parte, la Regione ha dovuto istituire una manovra correttiva da oltre 68 milioni di euro, che ha visto la luce due giorni fa con il disegno di legge varato nel corso della commissione bilancio. Ieri però la doccia fredda: il piano ha ricevuto il parere negativo dei revisori dei conti. Duro l'attacco delle opposizioni, che parlano di gestione inefficiente delle risorse da parte del centrodestra. I gruppi della minoranza chiederanno, si legge in una nota, una relazione chiara ed esaustiva sullo stato attuale dei conti. Il parere negativo dei revisori rende estremamente difficoltoso offrire copertura al disavanzo sanitario e fa sorgere dei dubbi anche sull'opportunità di investire risorse regionali in altre attività, quali ad esempio l'accordo con il Napoli Calcio o il Giro d'Italia o altre manifestazioni simili. Sulla vicenda, l'affondo del leader regionale di Italia Viva, Camillo D'Alessandro, il Collegio dei Revisori, dice, boccia definitivamente una operazione di finzione contabile messa in atto dalla Giunta nel disperato tentativo di coprire le perdite del sistema sanitario regionale. In un paese normale, gli assessori alla sanità e al bilancio si dimetterebbero all'istante. Tira dritto la maggioranza, che punta sull'approvazione del disegno di legge. In seguito, aggiunge il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, si aprirà una riflessione sulle performance dei quattro direttori generali delle nostre ASL. Ovviamente il parere negativo dei revisori dei conti è inevitabilmente condizionato dall'evolversi della situazione a fronte di una necessità contingente rappresentata dal confronto nazionale. Fermo restando, conclude Sospiri, che in sede di assestamento potremmo meglio chiarire la dislocazione delle risorse che ora utilizzeremo per coprire il debito sanitario stesso.